costruire relazioni affettive solide e mature se prima non si è fatto un certo percorso di crescita, di consapevolezza, di coscienza, e non quella coscienza di sé per entrambi i partner. Insomma, se non si è raggiunta una sufficiente differenziazione dai lati, ma non solo dai partner, ma anche dai propri genitori, dal partner, dai figli. Differenziazione nel senso di non confondersi, ma non appoggiarsi troppo, non identificarsi, non confondersi con l'altro. Proprio questo, molto spesso, questo fatto di non riuscire, in questo è l'errore di Pietro, molti conflitti, crisi di coppia. Questo scopo, nel caso di coppia, è necessario rafforzare le spinte in direzione dell'autonomia, la crescita della persona, la crescita di entrambi i partner. Ora, come si procede nel caso di coppia? Se il disagio portato dalla coppia è condiviso da entrambi, si lavora con la coppia, quindi si vedono entrambi i partner nel colloquio, partendo da una definizione comune dello stesso fine, cioè che entrambi hanno lo stesso obiettivo, un fine comune, quindi si può lavorare con entrambi i partner. Per esempio, si definiscono gli obiettivi. Quale può essere l'obiettivo comune? La serenità familiare o personale, il bene dei figli. Potrebbe essere in comune ai partner come obiettivo. E si definisce insieme qual è l'obiettivo comune per motivare entrambi i partner al counseling di coppia. Poi si cerca di incoraggiare e migliorare la loro comunicazione, il tipo di comunicazione che hanno molto spesso è all'origine della crisi del conflitto. La comunicazione è quasi sempre deficitaria, inadeguata, e bisogna incoraggiare all'ascolto reciproco, all'espressione dei sentimenti, l'espressione dell'affetto, che molto spesso non avviene, per abitudine, per carattere a volte, e soprattutto all'uso di un linguaggio non giudicante tra di noi, che poi sono le fondamenta del nostro counseling. Quando invece avvengono obiettivi troppo diversi o un livello troppo alto di conflittualità, tale da non consentire il lavoro di coppia, si offre la possibilità di proseguire i colloqui di counseling separatamente per alcuni incontri, per avere uno spazio personale fuori dal conflitto, perché non potendo, il conflitto è talmente forte che non si riesce proprio a portare avanti un colloquio. Allora si vedono separatamente, almeno all'inizio. E questi colloqui separati servono a far sì che ognuno abbia il proprio spazio fuori dal conflitto, perché per fare chiarezza, come avete sentito prima, magari uno si chiarisce, capisce, no? Quali sono le cose importanti nella vita, eccetera, ma una chiarezza delle proprie priorità, eccetera. Fare chiarezza su cosa vogliono, su come chiederlo anche all'altro, perché anche il come si chiede a volte che è sbagliato, molte volte si pretende anziché fare, insomma, sia una comunicazione sbagliata, nel caso si cerca di migliorare la comunicazione. Quando la coppia successivamente viene riunita, più delle volte ha le idee più chiare e più tranquilli, sono più tranquilli per affrontare un lavoro comune. Quando una coppia è in crisi, entrambi si focalizzano sulle cose che non vanno, e quindi uno colpa l'altro, uno attacca l'altro, si vedono solo le delusioni provate, le frustrazioni vissute, e per cui magari si arriva subito a pensare di separarsi, di divorziarsi, eccetera. Allora, in questi momenti, durante il counseling di coppia, è necessario
L'importante non troviamo. Magari ripensare, rivivere i momenti iniziali della loro conoscenza, ricordare i momenti felici trascorsi insieme, non per dimenticare la sofferenza propria, ma per vedere la realtà nella sua totalità, che loro non vedono più, loro vedono soltanto le cose negative, magari. Non vedono i vantaggi, non vedono le cose positive che ci sono nell'ambito di coppia. Per poter fare una scelta più giusta per sé e accettare il coniuge per quello che è. Per evitare di fare errori, molto spesso si sbaglia, si fanno degli errori, delle separazioni che non andrebbero fatte. L'importante è riuscire a tenere presente in questa fase dell'amore matrimoniale o di coppia. Qual è la funzione? E può e deve far sentire amati i partner, anche quando non si è in forma, anche quando l'altro è frustrato, stanco, quando si hanno dei problemi, si è nervosi. Questo è il nostro vantaggio che deriva e dovrebbe derivare dall'amore di coppia. E questo è un vantaggio reciproco. Invece spesso ci si focalizza solo sul senso di soffocamento, sulla mancanza di libertà che si percepisce, sul fatto che l'altro è nervoso, in una fase negativa, senza considerare che per sentirsi veramente accettati, per sentirsi veramente liberi, è necessario avere delle radici, cioè una base affettiva sicura, come diceva John Bowlby. Queste radici si possono trovare in ambito familiare, nella coppia, sì, nel partner. Radici che del bambino derivano dalla famiglia d'origine, nell'adulto non possono che derivare dal partner o da una forte adesione alla spiritualità per chi riesce a fare questo passo, ma ci vogliono le radici per poter essere liberi, altrimenti ci si sente sperduti, confusi, disorientati. E la coppia può dare queste radici. La consapevolezza di questo porta a rivedere certe decisioni affrettate. Altrimenti, dicevo, ci si sente liberi, ma nel contempo disorientati, sperduti. Per fare questo, per mantenere un rapporto di coppia, i partner devono riuscire a non perdere. A non prendere ciò che dice l'altro durante una litigata come fatto personale. Spesso è solo un modo di sfogarsi momentaneo, anche se ferisce. E nel caso sì, i partner possono riuscire a prendere questa consapevolezza, questo modo, questo atteggiamento. Inoltre, nel caso di coppie, si sottolinea che è molto importante non essere troppo dipendenti dall'altro, perché questo è deleterio, questo fa scoppiare le coppie, né dai genitori né dal coniuge, e non deve interferire troppo nella vita dell'altro, così come i propri genitori non dovrebbero interferire troppo nella vita. E questo non sempre avviene, perché la debolezza, l'insicurezza di alcuni genitori, così come di alcuni partner, cioè di alcune persone adulte che si sposano, la propria debolezza li porta a non avere la giusta la capacità di una certa buona distanza e quindi a interferire troppo, a appoggiarsi troppo, a dipendere troppo. A volte l'insicurezza di alcuni genitori, o perché questi non riescono a realizzarsi nel loro matrimonio, magari si scaricano, si appoggiano troppo ai figli, rovinandoli, rendendoli dipendenti, insicuri, deboli, ostinati, e quindi quando si mettono con un'altra persona, no, non la carne, la dipendenza, l'autonomia, hanno tendenza ad appoggiarsi al partner. È essenziale che un certo distacco psicologico, una certa indipendenza sia dal partner che dei propri genitori. Nel caso
counseling, si facilita questo. Perché? Perché si va a valorizzare, si va a far emergere le proprie risorse, la propria energia. Non andiamo a creare un'altra dipendenza da chi aiuta, andiamo a dare autonomia alle persone, la capacità decisionale, la rivalutazione delle proprie risorse. In questo modo, no, si dà una spinta verso la propria autonomia. Hai capito? Se non ci sono problematiche patologiche, problematiche profonde, nel caso non basta il counseling di coppia, ma ci vuole una psicoterapia di coppia, c'è anche la terapia di coppia. Quando c'è un problematismo inconscio, legato all'infanzia, eccetera. Quando non ci sono queste problematiche troppo profonde, il counseling può aiutare la coppia in crisi a uscire dalla crisi. Come? Favorendo un processo di consapevolezza. Aumento della coscienza di sé, aumento delle proprie risorse, della propria autonomia. Con consapevolezza che permette di fare una scelta giusta, al migliore possibile. E poi se no, o magari ritrovare un progetto di vita comune, rimpostare tra poco con altri criteri, in un altro modo, oppure separarsi nel modo migliore possibile, perché anche questa può essere una scelta, ma deve essere una scelta consapevole, la migliore per sé, non una scelta avventata. Il counseling aiuta anche a fare la scelta giusta, perché la scelta arriva dopo un chiarimento, di ciò che è meglio per sé. Avete qualche considerazione?